Il mondo degli umani è un fastidio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sbobbano sotto il sole svengono, mentre col moto ce la spassiamo in fondo al mare. Ciao a tutti, direttamente da Genova, dillo a Telepavia, ve l'avevamo promesso e siamo venuti a prenderci il nostro meritato brevetto. Intanto un applauso al Club Subacqueo Nautilus. Eccolo là, lo faccio dire a Gabriele che è il boss qui e voglio ringraziare tutti i partecipanti, insomma sarà una bella immersione. Gabriele, al volo, a che profondità andremo? Poi ci raccontiamo tutto. 14 metri, andremo a fare il Cristo degli Abissi nel promontorio di Portofino. Ma pensate un po', come sempre sarete live con noi sott'acqua perché non vi facciamo mancare nulla, quindi si sale sul gommone, pronti a partire, e dillo a Telepavia, applauso! Invece là sulla terra il pesce è triste, sai. Allora ringraziamo il Club Subacqueo Nautilus Voghera, intanto che usciamo dal porto di Genova, club che oggi Gabriele rappresenta, un bel club che già ci ha portati tra l'altro a fare le lezioni preliminari in piscina. Adesso è il momento però del battesimo dell'acqua. Allora chi ci segue ha già visto tutta la procedura per ciò che concerne le bombole, il gav e tutto quella che è l'attrezzatura. Però adesso entriamo nel vivo, perché adesso l'immersione si fa vera. Allora abbiamo detto che andiamo al Cristo degli Abissi sul promontorio di Portofino, un'immersione semplice però molto carina, con questo Cristo posato a alcuni metri di profondità. È sempre l'immersione dei primi gradi, il battesimo del mare normalmente per noi avviene lì. Mi raccomando, la compensazione, controllare l'attrezzatura, faremo l'ingresso dal gommone con la capovolta, avete visto come si fa, quindi perfetto, siamo pronti per farlo. Perfetto, ricordiamo giusto, la compensazione significa certo chiudersi il naso per evitare di avere dei traumi alle orecchie. Perfetto. Ecco qua, beh, questi sono i frutti del corso naturalmente. Gabriele, c'è ancora qualcosa che vuoi dire? No, ringrazio voi di aver partecipato a questa immersione. Speriamo che vi divertiate, tu soprattutto. Siamo già pronti a divertirci, andiamo a prenderci sto brevetto. Che bello il mare, viva l'estate! Con questo ritmo la vita è sempre dolce così. Anche la razza ed il salmon sanno suonare con passione. Qui c'è la grinta, ogni concerto è un successo. Sarago suoni flauto, la carpa, l'arpa, la cattessa, il basso, poi c'è la tromba. E allora eccoci arrivati sul luogo dell'immersione, siamo a San Fruttuoso, zona Portofino, perché noi ci trattiamo bene. E allora vi presento intanto il capitano Alessandro, eccolo lì dietro, che ci ha portati fino qua, grazie mille, il mare era mosso e non era semplicissimo. E poi ci sono, vai, Ivan. Là in fondo ci sono Alessandro anche e Antonio, giusto? Loro sono della Croce Rossa Italiana, giusto? Esatto. Allora, tra l'altro, salvataggio in acqua, quindi appropriatissimi in una giornata come questa. Sì, veniamo qua anche noi a prendere il nostro brevetto e abbiamo già un brevetto di salvataggio in acqua da integrare con comunque un brevetto da sub volendo. Perfetto, avervi qua con noi è sempre una bella garanzia. Beh, i nostri sub intanto si preparano, mi sa che è mora che mi preparo pure io. Vabbè, a dopo, poi sott'acqua, ciao. Sì, in fondo al mare, in fondo al mare, se la sardina fa una moina c'è dal passir, che c'è di bello poi lassù. La nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Grande fortuna vivere insieme in fondo al mar. Thank you.
Bellissimo. E allora ce l'abbiamo fatta! Com'è andata, Gabri? Sei un po' indisciplinato, ma comunque molto bravo. Io vado. E allora ve li presento ufficialmente tutti quanti. Allora cominciamo da qua. Pietro. Poi Federico. Paolo. Marco. Poi il nostro capo. Un applauso, perché è stato davvero sott'acqua, c'era lui, eh. Mirko. Gabriele. Ivan. Paolo. Ilaria. Antonio. Antonio. Il capitano Alessandro, mi manca in fondo. Si chiama, eh? Angelo. Boh, ragazzi, bella, che bello. Io sono contentissimo. Ce li siamo meritati o no sti brevetti, Gabriele? Vedremo. Vedremo. Intanto andiamo a mangiarci le trofie. Quelle ce le siamo meritate di sicuro. Boh, da Portofino, ma state lì, tra poco ci salutiamo. Bella. Ragazzi, è finita! Che esperienza! Grazie mille! Innanzitutto, Gabriele, grazie mille! Tu e il tuo Nautilus ci avete regalato delle emozioni, veramente, veramente. Indimenticabili. Veramente, grazie a tutti, speriamo di avervi divertito, e come preludio all'estate mi sembrava senza ombra di dubbio la miglior cartolina di tutte. Però adesso veniamo a noi! Me lo sono meritato! Fai un'analisi! Sei stato un po' indisciplinato, ma tutto sommato te lo meriti, ti consegno ufficialmente il tuo brevetto da subacqueo. Grazie mille, ce l'abbiamo fatta! Grazie mille, grazie mille! Viva l'estate! Noi ci si vede alla prossima e... Viva Telefonia! Ciao! E allora eccoci qua, intanto io ringrazio i miei amici del Nautilus che finalmente mi hanno dato la possibilità di immergermi in tutto il mondo, ma i ringraziamenti sono solo all'inizio, perché come vi ho detto termina Dillo a Telepavia e dalla prossima settimana comincerà Dillo d'estate in una veste tutta nuova. Non vi preoccupate, continueremo sempre a seguire i vostri eventi, le vostre feste, soltanto che durante la settimana verranno anche riproposti il meglio dei servizi realizzati in tutto quest'anno. Abbiamo lavorato così tanto che un po' di ferie ce le meritiamo anche noi, no? Bene, io comunque voglio davvero ringraziare tutti voi per il seguito che c'è stato nella nostra trasmissione e per tutte le avventure che abbiamo passato insieme e per tutti i bei momenti che ci avete regalato. Naturalmente voglio ringraziare anche Andrea Sala, che è il mio operatore, sempre presente, davvero, quando io vado sott'acqua lui c'è, quando io volo lui c'è, insomma c'è sempre, anche se voi magari non lo vedete. Quindi davvero grazie da tutti e due per tutto questo anno di ricche soddisfazioni, ma non vi preoccupate, non vi abbandoniamo, anzi ci vediamo anche domani sera 19:30, perché lo sapete, il venerdì è sempre dedicato ad un comune, volevamo chiudere in bellezza con Bereguardo, siamo andati a chiedere ai suoi cittadini ciò che va e ciò che non va. Carissimi, grazie ancora, buon weekend e ci si rivede lunedì sempre alle 19:30 con Dillo d'estate.